Ed un buongiorno amici di Billiard Channel, di buongiorno si tratta, sono poco più delle 9 del mattino. Iniziamo così presto oggi perché sarà una lunga giornata ma ricca, intensa di grandi appuntamenti. Partiamo da qua, dalla semifinale del campionato italiano Master. Passeremo poi la linea alla Rai intorno alle ore 13, dove potrete vedere in diretta la prima semifinale del campionato italiano dei professionisti, e poi subito a switchare di nuovo sul nostro canale intorno alle ore 16 per la finale del campionato italiano Master, e a seguire alle 20 la finale del campionato italiano dei nazionali. L'ora precisa dell'inizio della diretta Rai oggi è alle 13:20. Qualora vogliate, poi potrete fruire della semifinale anche sul canale di Billiard Channel, chiaramente in differita, sempre con il mio commento, con la regia di Fabian Hartl, con Roberto alle soggettive e con Nicola Biondi a farmi sempre compagnia giorno e notte. Buongiorno Gianluca, buongiorno a tutti i nostri amici di Billiard Channel. La partita che vale la categoria dei nazionali, perché questa si tratta di una semifinale del campionato italiano Master tra Alessandro Scibocchi e Antonio Martuscelli. Chi vincerà approderà non solo alla finalissima, che verrà giocata appunto nel pomeriggio, ma conquisterà la categoria dei nazionali. Sì, esattamente. L'altra semifinale invece è di Lena contro? Abbiamo un ritorno in audio. Scusami Fabian, abbiamo un ritorno. Adesso sì. Abbiamo sempre un ritorno audio in cuffia. Scusate, dobbiamo settare l'audio. Eccoci. No, adesso è perfetto. Tutto bene. Grazie Fabian. Di Lena contro, ci farà vedere il tabellone, sì. Fabian, cominciamo ad averne viste un po'. Cordone, il siciliano trapiantato a Pavia. Sì, così come quando hai parlato tu avevamo ritorno. Non si salva di 2 a mo' di 3. Intanto Martuscelli leva pure la musica sotto, Fabian. E Scibocchi può andare all'esecuzione del giro, che realizza subito bene 4 punti, biglia battente lasciata praticamente nel centro del biliardo. Fabian, levi la musica. Ah, ok, scusami. Ok, scusate, avevamo qualche problemino tecnico prontamente risolto dal nostro Fabian, che ha preso proprio l'eredità di Mirko Bianchi. Tra l'altro mi sa che oggi in qualche modo faremo un collegamento con Mirko. Dal Polo Nord, Mirko Bianchi. Scibocchi si fida ancora tutto biliardo questo giro. E questo era roba dura, braccio freddo. Buon per lui che la forza è ottimale, lascia praticamente la palla di Martuscelli incastrata nell'angolo. Martuscelli rimpalla questo sfaccio. Sì, abbiamo anche un piccolissimo problema dell'aggiornamento del punteggio, ma facciamo fede sul punteggio che c'è sul che vedete in alto, display, a sinistra del tabellone. Ancora giro per Scibocchi. Piano piano risolviamo anche quello. È una bella conclusione da parte di Scibocchi, in grande controllo, realizza 6 punti, tutt'altro che semplice questo tipo di manovra. Scibocchi ha avuto ragione alla bella ieri sera, tarda serata, su Marco Micucci. Intanto incomincia a muovere il punteggio anche Martuscelli, realizzando questi 6 punti di Garuffa. Martuscelli impegnato a riscattare una prestazione un po' incolore ma viziata dall'emozione che aveva avuto a Salerno, se non sbaglio, contro Abruzzese, dove si scusò con i
i tesserati e comunque gli amici di CSV del Re d'Italia per non essere riuscito a giocare, appunto per l'emozione. Martuscelli è un giocatore di grande valore, adesso deve trovare un po' la misura al tavolo, realizza 6 punti su questo traversino, abbondanti le due passate e mezza, può battere Cibocchi questa raddrizzata, punta di effetto a sinistra, vediamo se giocherà ad addormentare la battente nella zona d'angolo. No, la giocata rientra, no, questa non l'ha giocata senza effetto praticamente a rientrare. Sì, tenendo bassa la forza a 3 passate, di solito tenendo questo tipo di forza si è più precisi, ma lascia molti punti sul tavolo Cibocchi. Sì, soprattutto ha preso il 2, quello peggiore dal punto di vista realizzativo. Sul 2 interno avrebbe realizzato quantomeno 5 con le famose 2 biglie che girano per il tavolo. Ai 60 potrebbero essere punti che poi non ci si trovano in tabella. Intanto un impatto fortunoso sul pallino, vediamo se ha lasciato la finestra tra il castello e il pallino, mi sembra proprio di sì. Cibocchi gioca molto bene questo Sponda-Biglia, realizza 2 punti. Bricolla per Martuscelli, valuta di avere lo spazio sufficiente per l'ingresso, infatti diminuisce la forza stando sull'entrata, la intercetta di prima, la ricaccia subito dopo. Non sono buone notizie per Martuscelli, perché adesso Cibocchi ha una discreta opportunità su questa raddrizzata che potrebbe giocare anche di seconda rispettando il pallino. Così fa, ma la apre troppo di seconda, realizza 4 punti di castello e il pallino in seconda battuta. Secondo me l'ha presa di seconda, ma non l'ha giocata di seconda, tirata addosso, una steccata proprio da fiondata di prima, una palla sola. Secondo me non vale la pena in una partita così importante di stare a giocare troppe figure, soprattutto nella parte iniziale. Il gioco è aperto e quando il gioco è aperto tiri proprio a chiuderlo, quindi prendendoti i rischi anche di una non realizzazione, oppure badi al sodo. E questo non è uno sfaccio semplice. Vediamo se riesce. Potrebbe passare ancora di seconda, ma qui si gioca subito sulla fila di prima. Bravissimo Alessandro. Tra l'altro è arrivato anche vicino a difendere, cosa che era davvero difficile dopo aver fatto il filotto di prima. 29-15 la risposta di Martuscelli, inquadrato nel two box Alessandro Cibocchi. Fino a questo momento è a tirarsele addosso, ma la tensione è palpabile sicuramente. Sì, gioco come hai detto tu molto aperto, i giocatori badano molto a cercare di marcare, ma non riescono per ora a trovare la quadratura anche difensiva. Però stanno almeno colpendo un gran bene entrambi. 12 punti per Cibocchi, 41-25. Deve rimanere subito a ruota Martuscelli. Vi avevamo promesso che vi avremmo raccontato anche un po' la storia di chi dirige questo incontro. Nel caso specifico di questa partita c'è Mimmo Putignano, che è di Trinità. 12, scusa, anche per Martuscelli. Che è di Trinitapoli, della provincia di Bari Andrea Trani. Barletta Andrea Trani, era vicepresidente all'Istituto Comprensivo Garibaldi Leone di Trinitapoli ed è un musicista, eccolo qua, inquadrato. Cibocchi ad aprire seconda e terza questa raddrizzata, evita il rimpallo di terza. Ne marca 4 Cibocchi.
si porta a 45. Vediamo se ci sarà l'immediata risposta di Martuscelli, che 8 punti ha tardato. Sembra partire una grandissima steccata a Martuscelli. Questa è la più bella, anche perché porta le biglie in difesa. Realizza 10 punti, quindi mette la freccia, 47-45. Ricordiamo, si arriva ai 60 e è sempre una partita 4 su 7, così come giocano i professionisti ed i nazionali. Quindi oggi vi proporremo tutte partite 4 su 7, tutte all'italiana. Chi si fosse sintonizzato solo adesso, ricordiamo l'appuntamento della prima semifinale della pool finale. Noi non andremo in diretta, andrà in diretta la RAI alle 13.20. Poi al termine dell'incontro della semifinale ci sarà alle 16 la finale dei Master. E saremo in diretta esclusiva Billiard Channel, e alle 20 sempre in diretta, sempre esclusiva Billiard Channel, la finale dei nazionali. E la finale dei nazionali sarà composta da Achille Mignolo e Camilo Gomez. Tra l'altro, Achille Mignolo, è bello notare che è arrivato in finalissima del campionato italiano dei nazionali e adesso perlomeno in semifinale della pool finale dei pro. Diciamo che possono ci sono peggiori, sì, per, sì, i, sì, giocatori. Sì, sì. Peccato, sperava nei tutti i doppi. Senti, immagini all'intervista, ma nei tutti i doppi non ho fatto un gran bel. Cibocchi, una buona bricolla dove realizza 2 punti. E mette tutto in parità, Cibocchi a 47. Tre di calcio per Martuscelli sul largo ad aprire le biglie. Vediamo come sceglierà di attaccare questa palla Alessandro Cibocchi, ma qua chiedo conforto a Nicola Biondi. Ma per la scelta ci va di effetto. Oggi sei simpatico, Sosho, eh? Assolutamente proprio corretto. Simpatico, come sempre. Bravo. Proprio una caratteristica che ti contraddistingue, sì, dalla massa proprio. E guarda che giro che tira fuori Martuscelli, grande palla. Non ha da rammaricarsi niente, secondo me Alessandro aveva tirato bene la bricolla difensiva, si gioca in quel modo, cercare di prendere piena la palla e buttarla in fondo, e se l'avversario ti fa il capolavoro con le palle appiccicate gli dici bravo. Qua se la vede di taglio, nei sogni c'è anche la chiusura, bisogna vedere se la deve giocare per forza di trasporto perché non la vede tutta. No, Gianluca? Sì, qua. L'ha giocato. La chiusura arriva, bravissimo. No, vediamo. No. Vediamo se arriva il pallino da 3. E per un niente Cibocchi non chiude. Che palla che aveva giocato Alessandro. Se fa filotto di prima forse riesce, però ha fatto un filotto strano. Esatto. Però rimane lo stesso una super conclusione. Ora gli abbiamo trovato il difetto giusto perché non ha fatto 13, ma 5 a chiudere per Martuscelli. Ma qui tira Gianluca? Lo sfaccio passa? Guardano la corta, mi sembra. Fatto la freccia un po' grandina. Scusa. No, tira girone. Attenzione all'impatto sul pallino, la sua passa vicino al castello, non beve. 4 punti per lui, si porta 3 punti per lui, si porta a 58.
57-58, primo match point, anche se non, set point, anche se non era semplice, fallito da Martuscelli. Ha tirato girone a scendere, Gianluca. Girone, sì. Preso praticamente lo sblocco. Allora, qui giro a girare con la propria. A girare con la propria è più facile se l'abbassi di forza questo giro, se l'aumenti. Questo è più facile. Questo è un tiro che devi, secondo me, devi giocare a forza convenzionale per assicurarti il tiro. Se no, se vuoi prenderti due passaggi, puoi anche giocare il giro a ingaruffare e a girare, però. Cioè giochi a ingaruffare, sì, per sì, passare, sì. Due, però devi girare con la tua, perché sennò forte. Eccolo qua. All'andata non chiude e non chiude neanche al ritorno. Ecco perché ti ho detto, personalmente, anche se esiste questo tipo di conclusione, ma questa non ritornava dentro se ad andare dentro, se lo prendi. Se lo prendi, ma cioè, è una soluzione che dici. Intanto salutiamo Simone Cardelli, noto con piacere che i soci sono ancora l'uno di fianco all'altro per regalarci un commento d'autore. Troppo buono, Simone. Troppo buono. Grande Simo. E siamo andati a pelo, cioè Simo non... Ma io non capisco questo nervosismo di Ashin Bene. Delle volte è spiegabile. Ti stavo dicendo, è un po' inutile, Nico, perché il doppio passaggio ce l'hai solo se fare i birilli subito. No, è questo che ti volevo chiedere, sì, da un momento. No, sono io che lo chiedevo a te adesso. Vediamo se realizza questo pallino Martuscelli, e questo pallino lo fa. Bravo, bella forza, sottolineare la forza che in determinati momenti non è così. Anche scontato. Perché c'è un detto a biliardo che dice di angolo non si chiude mai. Esatto. E chiude Martuscelli 1-0 per il Campano, noi andiamo a pubblicità. Effettivamente un po' di rammarico per Cibocchi, che sì, è chiaro che quando sei in una finale, in una semifinale così importante, io penso che la lucidità, anche se sei preparatissimo, viene un pochino a mancare. Alessandro è uno sportivo, un ex sportivo, nel senso che un ex giocatore di calcio professionista, e quindi sicuramente è abituato a sopportare la tensione. Adesso io non sono esperto di giochi di squadra, non so se nella squadra un po' questa tensione viene divisa con i compagni, forse in uno sport individuale senti più il carico. Tanto guarda che bella steccata parte questo ancora, se gli dà a Martuscelli è una meraviglia, ma comunque rimane una steccata di assoluta qualità. Sono contento per Antonio, perché effettivamente quella prova che lo vedeva protagonista del televisivo, dove aveva giocato benissimo prima, tra l'altro. Ma perché gioca, cioè, io ne ho sempre sentito parlare, l'ho visto in qualche streaming di sala, così ho sempre visto giocare un bel biliardo, davvero. Cibocchi, intanto qualitativamente bella questa steccata di Cibocchi di colpo in testa, che sì, realizza 7 punti. Si parlava della tensione, se probabilmente al bar avrebbe deciso di giocare una forza convenzionale, perché lì non importava, cioè entri ringaruffi nel castello se prendi il castello all'andata, e quindi lì effettivamente non aveva senso. Di solito le soluzioni a ingaruffare si usano quando c'è il bersaglio, ci sarebbe bersaglio se non lo colpissi subito. Sino qui era la stessa strada, quindi no, non importava sballare. Ecco, se gli fosse mancato 10 aveva un senso. Aveva un senso, perché puoi non fare, anche bravo. E qui. È parte un po' più rigida la steccata, sì, a Cibocchi. Ben fiondata. 2 punti.
non riesce a difendere. Un inizio di set analogo a quello precedente, scoppiettante, gioco abbastanza aperto, solamente che nel primo set hanno trovato molto di più la strada del castello, in questo qualche errore, qualche due di troppo, nonostante le conclusioni siano state tutte frontali e neanche una conclusione di sponda. Qui Cibocchi credo che non si potrà esimere dal fatto di tirare una forza controllata sul pallino da tre. Non sì, vedo non tante altre. Un pallino da tre che prende, a vederlo da qua non lo prende, non riesce a prenderlo pieno. Parifi, cioè nel senso fa fare un giro alla gialla e uno striscio al pallino. No, invece, addirittura. Invece sì. E invece giocandolo in maniera molto più sostenuta, questo pallino direi che ha fatto una buona strada. 13 punti. Sì, l'ha schiacciata bene questa, niente da dire. All'opportunità subito di replicare Martuscelli con un angolo, arrivo pallino, però intercetta una quantità troppo grossa di Bidia, gli doveva saltare leggermente addosso per allargare l'angolo, ma conservato se una pressa di palla piena. Se ci fosse l'agitometro, esplode in questo momento. Diciamo che i tempi di tiro non sono molto molto lunghi per entrambi. Bravo. Positivo ancora questo colpo di Cibocchi, che realizza 6 punti e 3 di pallino e chiude tutto in difesa. Bravissimo Alessandro. Si procaccia un bello strappo. 31-8. Strada obbligata per Martuscelli, che decide di tirare la mattonella dalla corta, non vedendo altri tipi di soluzione. Sì, qua è passato un po' nel vuoto, guarda come si sono rimesse le biglie, tali da poter ripagare. No, se Cibocchi ci va sempre di calcio, oppure se ci va di angolo, credo di calcio ancora. Sì, l'angolo ti dirò potrebbe avere senso a marcare visto il punteggio, non avresti un grandissimo controllo, ma secondo me il calcio continui a tenere a 8 il tuo avversario, esatto. Poi dopo non è che non hai possibilità di realizzare, l'ha fatta un minuto fa, è un filo più chiusa almeno da come vediamo dalle immagini, però guarda l'ha rifatto perfettamente, ha fatto 10 10 di castello e 3 di pallino. 13. Forse la conclusione migliore per marcare era questa. 11, no? Ah, 11. No, aveva fatto. E Martuscelli gioca al meglio il gancio. Però, facendo quando sfilare quando si dice passare vicino a tutto. Ecco. Questo è un esempio abbastanza lampante. Sì. È non fortunato Martuscelli, non solo in questa occasione, anche nell'occasione di Cibocchi sul pallino 13 punti e poi ha subito due scatolini allargati. E qui una bella uscita del Ternano. Tricolla con poco da perdere in questo set per Martuscelli. Ha rischiato la misura tutto per tutto, la massima entrata in scivolamento. Sì, diciamo che Martuscelli adesso potrebbe anche forzare qualche tiro, uno per cercare di cambiare l'inerzia della partita, ma anche per provare tra virgolette alcune soluzioni che potrebbero tornargli comodi dopo. Adesso la steccata di Cibocchi è ritornata molto molto regolare. Sì, alla fine non ha mai subito una defaianza la steccata di Cibocchi, solo fondamentalmente un errore di scelta e di agitazione nel tiro finale del set precedente.
E Martuscelli continua a ronzare intorno al castello. Chiaramente l'augurio per lui che dal prossimo set possa riniziare di nuovo a centrarlo il castello, perché in questo set è andato davvero tutto male al Campano. E diciamo che queste partite a doppia valenza hanno sicuramente un peso notevole. Nessuno di loro sarebbe qualificato nella categoria dei nazionali dalla classifica. Nessuno, no? Nessuno. Con sommo rammarico di chi sperava in un ripescaggio. Sotto, appena dopo in classifica, c'erano Brienza e Forestieri. Brienza tutti gli anni gli batte vicino. Che forza che ha Andreino. Andrea è un gran bel giocatore. Insomma, si sono viste steccate peggiori. Com'è bella questa esecuzione di Cibocchi. E Cibocchi, realizzando 12 punti, praticamente sballa 66-8, parziale anche ingeneroso per il Campano, ma torna tutto in parità. Linea alla regia. This championship is being played with the new Aramith tournament set. Featuring a unique molecular structure, it guarantees razor sharp precision and unsurpassed longevity. Unquestionably the best pool balls in the world, this set is available in a TV and a value pack version, as well as in the new My Aramith Range of Ball and Q cases. Now you can bring and play with the best ball set everywhere you go. My Aramith, bringing new dimensions to your billiards experience. Partita velocissima fino a questo momento. Quanti minuti di gioco abbiamo, Fabio? In 28 minuti hanno quindi 14 minuti. Classe social, mette così, eh? 14 minuti di media, fantastico. Dai, social. Non essere ombro. Ma tu mi hai detto che non ti devo dire niente. L'hai detto fuori microfono. Perché sei così ombroso stamani? Guarda, sei insopportabile. Io sono una persona corretta e quindi non posso dire cose private della vita. Basta. Posso esprimere la solidarietà a tua moglie? Insomma. Ti ho mandato un'email. Volevo mandarti l'email, non avevo tempo. Ti ho mandato il messaggio. Garuffa per Martuscelli, striscio con leggero effetto a tenere. E non riesce a tenerla. Però dai, la forza buona. Per prenderla internamente, sì, però riesce a tornare in difesa. Faccio mettere agli atti ai nostri spettatori che hai cominciato tu, mi hai provocato tu all'inizio del terzo set. Capito, socio. Puoi segnarlo, Fabio. Ma che non si possa fare neanche una battuta, cioè, socio. Per me. Prima provocazione di Nicola Biondi, inizio del terzo set. Grazie. 4-3-7 su questa candela di Cibocchi, però apre. Secondo te questa era lunga o corta, Nico? Secondo me questa era. Cioè, come l'avresti giocata tu? Non di con questa forza. Non con questa forza, no. Ci siamo. Ma l'avresti allungata alla corta? C'è cioè una forza più importante? No, io l'avrei tirata di. A parte, avrei tirato la garuffa, non avrei tirato la candela. Ok. E quindi prima cosa siamo d'accordo, ma ammesso non concesso, scegliamo candela perché magari la garuffa non ci torna. La tiro di misura. Tu? Ma non mi piace la forza da allungare, perché se faccio un errore meccanico lo faccio proprio su quella forza lì. E no, poi sei meno preciso nell'impatto, la candela. Vediamo se ricava questo girone Cibocchi, no, impatta sul pallino a 3.
io la forza allungare la gioco quando ho la palla contraria vicina alla sponda vicino corta. Vicino alla sponda corta. Non vicino al castello. Sì, diciamo che dall'acchito in giù, anche un po' più dall'acchito. Anche un po' più dell'acchito, anche il primo diamante, tra il primo diamante e l'acchito. Sì, sembra strana come forza di misura, perché le biglie in teoria non rispettano quello che è il canone del biliardo, che la palla dovrebbe passare il castello per i due terzi di quanto è distante, proprio non per la stessa distanza. Le candele soprattutto si accorciano di forza, ma non perché la forza la prendano per magia, semplicemente perché l'impatto sulla palla, cioè la possibilità di prendere una porzione di palla conveniente da birilli, è maggiore, semplicemente. È corretto tecnicamente? Secondo me sì. Ti ringrazio. Comunque rimani insopportabile. Cioè, ho chiesto se è corretto. Faccio per dirtelo. Ho chiesto se è corretto tecnicamente. Sì, ma noto questo sarcasmo. Che no, te la dico fuori microfono l'espressione. Intanto qua Martuscelli, che non aveva tant'altro da scegliere, trova una bella steccata dal punto di vista esecutivo. È normale che anche in questo caso le biglie rimangono, il gioco rimane aperto. Si può tirare anche una messa qualche volta, o perlomeno si può anche rinunciare, anche perché colpiscono bene entrambi e tutto. Qualche volta sotto sponda si può tirare anche passaggio. Anche perché poi hai il tuo avversario che se gliela fai vedere ti fa 10. Sì, anche perché adesso ha trovato confidenza. Cioè, capisco la citazione iniziale, però poi dopo qualche volta bisogna anche rinunciare. Cioè. Abbiamo sempre detto, Nico, che il biliardo è geografico a volte, quindi le scelte, non a volte, sempre. Quindi le scelte, la conduzione del gioco dipendono molto dalla regione, dalla zona d'Italia di dove uno ha imparato. È obiettivamente diverso, no? Se no non si parlerebbe di scuole. E ci sono scuole più avvezze alla colpitura, all'attacco, e scuole più di rifinitura. C'è pochi ha capito che... Vedi a non rinunciare prima, 10 prima, 10 ore. 20, ha pagato 20. Va bene saper colpire bene, però insomma, qualche volta bisogna anche rifugiarsi in difesa. Perché poi dopo che hai subito 10, non è detto sempre di rifarli al tiro dopo. Sì, certo. Intanto l'hai pagati. Sì. Al contrario, chi poi l'ha fatti dice intanto l'ho fatti, è chiaro, però... dopo vai in agitazione in questo senso, perché incominci a vederti attardato, 20 punti indietro, allora devi pensare dopo a fare il tiro bello e a difendere, e poi dopo si incomincia a fare due. Sì, poi secondo me ci si dimentica anche poco l'errore, no? Perché arriva la classica sequenza di errori, quella sequenza infernale che a volte non riesce a interrompere poi. Cibocchi qui fa bene, va avanti sulla sua strada, nel senso va avanti a colpire, vede che il braccio gli sta partendo. Vuoto, 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 vuoto. Vuoto forse pallino da tre. Ad aprire seconda e terza Martuscelli. Non realizza nessun punto, buona la forza. Secondo me Antonio sente il televisivo. Mi è capitato di vederlo giocare, ma anche più di qualche volta. Ti posso garantire, non so se tu ce l'hai sott'occhio, hai visto qualche partita. Raramente, però me ne avevano parlato un gran bene. Ma sì, posso garantire. Non vorrei che patisse tanto il set televisivo
diciamo che Alessandro è un po' più abituato, cioè è stato più presente anche perché ha fatto diverse volte dei bei risultati, è stato un po' più presente sul set televisivo e probabilmente riesce a sopportarlo meglio a livello di emozione. Sì, poi tra l'altro quando l'abbiamo commentato ha fatto anche delle bellissime prestazioni. Sì, sì, sì. Difficile, non ricordo prestazioni opache di Alessandro sul televisivo. Anzi, delle due bene, sì. Quello che ho detto, cioè il fatto che sia stato comunque un agonista nella vita, nella prima parte della vita, sicuramente aiuta, eh. Intanto nell'altra semifinale Marcello Di Lena di Taranto sta vincendo 2-1 su Antonio Cordone di Pavia, perlomeno in pre lui siciliano, ma da qualche anno vive a Pavia e tra l'altro ho avuto notizia che verrà ritrasferito nella sua Sicilia, se non sbaglio, così mi sembra di aver capito. Ma per lavoro? Per lavoro, sì, sì, lui ha trasferito per lavoro. Nico, ho detto la stupidata io ieri sera, lo dico io. Ah, ieri sì. Sera ho dato la categoria dei professionisti, mi sono già chiarito anche personalmente con Vincenzo Consagno, l'ho data a Vincenzo Consagno, invece no, la categoria dei professionisti, essendo il campione italiano dei nazionali, un giocatore già promosso alla categoria professionisti dalla classifica, verrà ripescato l'ultimo professionista. No, verrà ripescato primo degli esclusi dei professionisti. Il sedicesimo in classifica, sì, che attualmente è Martinelli. Che il regolamento parla del sedicesimo in classifica indipendentemente dalla sua categoria. Certo. Quindi diciamo Martinelli è stato fuori dai professionisti per circa un mesetto. Sì. Hanno parlato tra arbitro e giocatore per le biglie a contatto. Non ho capito se siano a contatto, perché se sono a contatto chiaramente i punti che marcherà non ci sarà problemi, perché non marcherà niente, però qualora fossero state a contatto, quindi non ci fosse stata luce tra le due biglie, anche se Cibocchi avesse realizzato punti, sarebbero o il pallino sarebbero stati assegnati all'avversario senza biglia libera. Striscio di scambio veloce per Martuscelli, che non realizza nessun punto e tra l'altro non difende, si difende da un'eventuale sponda di Cibocchi data la presenza del pallino. E quindi dai, la Toscana ha il suo, perché la Toscana senza professionisti non è campanilismo, però stride, via. Che sai, una volta che hai tra le tue fila svariati giocatori, intanto che bravo Cibocchi, riesce a aprire di terza, di tre passate questo filotto. Che davanti è bravo davvero. Sì. Quanti è migliorato dall'inizio della stagione, lo vedo ulteriormente migliorato. Sì, sì. Davanti è bravo davvero. Cioè, davanti. È qui perché è bravo, perché è migliorato a tutto tondo sul biliardo. Prima era un po', era comunque bravo, talentuosissimo da chi lo conosco, ma un po', come posso dirti, inconcludente, nel senso che poi non ci metteva la fine a quello che faceva, adesso ce la mette anche. Si prende anche un buon ingresso su questa bricolla, posiziona le biglie in difesa trasversale perfettamente, lasciando la sua attaccata. Appoggio per Martuscelli, che qua poteva prendersi anche un rischio, ma non la prende proprio. E addirittura non prende biglia, anzi no, la prende. Prese.
qui vediamo se ci bocchi allo spazio di manovra per giocare almeno un pallino da tre, farebbe di colpettino a rimanere lì. Sì, anche se lo deve scarseggiare tanto Gianluca, eh. Ma se tira pallino da 3, pallino da 4, vabbè, tiro di chiusura semmai. Ah, batterla corta con la sua. Vabbè, ma sarebbe più un tiro di chiusura che anche a rinunciarlo il pallino da 3, se gliela fai che non lo marca, se gli dà il colpettino gliela rispinge in lunga. È neutro la palla, eh. Sì, anche io non la muoverei, io la bianca non la muoverei di lì a 41. Alla fine mi sa che sta tirando pallino da 3, pallino da 4. Ma non è neanche questa la proporzione, mi sembra. Sì, deve trattenere la sua. Alla fine ha tirato pallino a 4. L'ha trattenuta troppo. Allora era quasi. No, allora c'era. Quasi liscio. Allora c'era, sì, allora c'era la proporzione. L'avevo vista bene. Ma comunque. Tiro di chiusura, sì. L'hai detto giusto. Un tiro di chiusura, ti prendi il doppio obiettivo. Artuscelli cerca di entrare di calcio di traversino. Realizza solo due punti. Comunque quando sono vicini in quel modo è difficile. Sì, ora l'occhio, l'esperienza un po' ti fa capire dove batti in corta, però poi dopo nel frattempo c'è la componente o tieni una steccata piatta e allora bene o male giudichi dove se devi incominciare a trattenere o a mandare diventa abbastanza difficile. Se leggiamo il punteggio, Nico, 30 avanti con 19 a chiudere, anche se tiri 0 gliela butti dall'altra parte, non farai il pallino da 3. No, poi c'è quel pallino che ti difendeva eventualmente da un filo, da un traversino da un di secondo, esatto. Quindi che non c'era, perché se ti metti a 25 sì, te la può alzare, sì. Se sei lungo ci prova, ma ancora all'attacco Alessandro Cibocchi, raddrizzata per lui. Qui Cibocchi realizza solo due punti, si guadagna il centro con la propria, sviluppa troppo l'altra. E adesso un'opportunità per Martuscelli che però deve crederci. Non era opportunità, non era semplice. Sì, opportunità da sicuramente da tirare a questo punteggio. Beh, certo. Concede 4 punti. Comunque, questo match è girato quando ha deciso di alzare la stecca tirando quell'angolo. Fondamentalmente è lì la chiave del secondo set. Ecco, se avesse tirato una rinuncia magari staremmo parlando di un'altra partita in questo sicuramente momento. Non avrebbe perso a 8 il set precedente e non magari Cibocchi sarebbe stato un po' più agitato, perché abbiamo visto che Cibocchi in agitazione in chiusura può commettere qualche errore. Come tutti, non perché è Cibocchi, non perché è una caratteristica specifica di Cibocchi. Si spinge via un po' troppo questa palla. Qui la sua paura era quella di tornare indietro, che non era assolutamente possibile lì a bere il birillo. Un po' più pericolosa quell'esecuzione quando la palla è tra il 30 e il 40 tutti doppi, perché c'è il birillo di testa che effettivamente ogni tanto capita di colpire. Comunque il punteggio dà più che serenità a Cibocchi. Un buon 5 sponde per Martuscelli che prende il birillo più brutto. Candela. Sì, diciamo questa 5 sponde serviva molto anche per i tiri qualora, per i tiri successivi, sì, qualora sì, gliene ricapitasse una, non tanto per rientrare in questo set, che con questa candela Cibocchi chiude definitivamente i giochi praticamente sulla carta. 5 sponde anche per Martuscelli.
Questa appare più buona della precedente, no, anzi uguale, peggio, forse peggio. Questo piccolo scivolamento da sulla quinta sul finale, sponda va gestito. Sarà leggermente larga e non gli è partita un po' molle. Doveva partire una steccata un po' più decisa per agevolare la chiusura. Poteva giocarla, avversaria. Poteva giocarla anche di scambio, un po' più facile. Martuscelli si congeda da questo set con un bello scatolino da 8 punti probabilmente. 57-23 sponda palla per Cibocchi. Una presa di palla larga, avrebbe anche l'opportunità di fare il pallino, bisogna sbagliarla di tanto. Ma lui sta sul castello, marca 2 punti, si mette a 59. E bricolla per Martuscelli. Sì, è una buona opportunità per prendere un po' di feeling con il biliardo e con lo scivolamento delle lunghe. Questa ad un altro punteggio sarebbe stata un'ottima esecuzione, 3 punti realizzati con... E penso la bricolla più bella che ci possa essere, il pallino al largo del castello che realizzi e lasci le biglie adocchiate. Sicuramente meglio questo pallino da 3 che una realizzazione da 4 sul castello, anche se si segna meno in tabella. Ecco, molta sicurezza Cibocchi ricava questo pallino da 3 in questa conclusione al volo di 2. Si porta avanti nel computo dei set 2-1, pubblicità per noi. A 1 di Alessandro Cibocchi, che partiva da un parziale di 1-0 invece per Martuscelli. Partita per come è andata, che obiettivamente poteva già essere un 3-0. Eh sì, se Cibocchi non avesse sbagliato quella chiusura, tranquillamente 3-0. Intanto oggi sentite le chiamate dal microfono ambientale, sono entrati in campo le seconde categorie. Già ieri erano entrati perché c'era il tabellone delle qualificazioni. Ma anche oggi mi sa che anche oggi? Mi sa di sì, sono tanti. Dici c'è ancora le batterie? Ci sta. Sì, perché la finale delle seconde categorie la è finale, domenica a seguire dopo quella dei professionisti. Ricordiamo gli orari per chi si fosse messo all'ascolto solo adesso. Alle 13:20 ci sarà in diretta la RAI per seguire la semifinale dei professionisti. Poi noi torneremo in diretta alle ore 16 per la finalissima dei Master e poi sempre in esclusiva BDR Channel alle ore 20 la finale dei nazionali tra Camilo Gomez e Achille Mignolo. Bricolla di Cibocchi, ben aperta. E adesso Martuscelli, chiamato a una bricolla, gioca di testa.
Si disimpegna anche abbastanza bene. Vediamo se torna in difesa. È già un'ottima presa di palla comunque. Gancio per Cibocchi o alla lunga? Alla lunga. Gancio avrebbe dovuto alzare leggermente la stecca. Qui il primo vero errore vistoso da parte di Cibocchi nella partita. Sì, perché l'ha preso addirittura al contrario il rimpallo, quindi probabilmente c'è stata una svista dal punto di vista della battuta. Martuscelli. Ha tirato lo sfaccio, ma ha preso il pallino quasi di raddrizzata, ha scartato un po'. Per completezza di informazione, la semifinale di oggi vedrà impegnati Giovanni Triunfo e Paolo Marcolin. Quindi vedremo in campo anche il primo, il secondo a dire il vero, della classifica, Paolo Marcolin. Paolo Marcolin è ad Andrea Quarta, che da quando la pool finale è a 6 giocatori, essendo primi e secondi in classifica, non avevano il quarto di finale. Secondo te era più bella la pool finale a 8 o la pool finale a 6? Questa è brutta come domanda. Ma guarda che, vabbè, togliamo l'audio, mi dai la risposta in separata sede. Oggi è una giornata un po' nuvolosa a San Vincent, ci siamo messi anche i pantaloni lunghi, Sì, poi è qualche giorno che piove col sole, sì, esatto. Il diavolo fa l'amore, Non ci sono più le stagioni di una volta. Devo andare avanti, va bene così. Il primo anno che troviamo un tempo un po' strano a un San po' Vincent, uggioso, sì, sì. Penso di essere stato chiaro nella risposta. Sì, guarda, la cosa bella di Nassim Ben è che ecco, dice sempre la sua. Oggi ci vitia, ve lo dico. È arrivata a trovarci anche la nostra Valentina Spada. Pensavo il gibe subito. Su. Perché mi fa le domande scomode, Valentina. Valentina, che ieri ha compiuto 29 anni più uno, oggi ha 29 anni più uno più un giorno. Che classe. Non si snoda questo match. C'è qualcosa che non funziona. No, più che altro si deve sbloccare Antonio. Se si tranquillizza e gioca come sa giocare, potremmo vedere una fase finale di partita decisamente più bella. Buona la forza di questo passaggio. Vedi, anche questa non l'ha giocata, però ha rinunciato. Ha rinunciato. Piano piano che Cibocchi adesso ci pensa. Prima non ci pensava mai perché tirava sempre mano sul panno. Certo. L'avevamo detto ieri, no? Ci sono i giocatori che nella fase finale di un incontro, quando conta, piuttosto che quando l'incontro conta tanto, sono quelli a cui il braccio non parte più, chi invece dall'agitazione tendono a tirare tutto. Tirato fuori una bella conclusione. Che steccatina. Però vedi, ha fatto due. Sì, sì, sì. Adesso poteva, questa c'è un 2 celestiale, però due celestiale poteva, si meritava 10, però intanto ha fatto 2, non 10. Sì, sì, ma certo. E adesso, come logica conclusione, diresti adesso li dovrebbe fare lui. No, però capito, se mantieni un po' più il gioco, magari poi ti ricapita l'occasione. E infatti li ha fatti. Per consulti per la chiaroveggenza di Biondi. No, ma non è chiaroveggenza,
secondo me, io sono anche un po' frustrato dal fatto che non sono un colpitore, e quindi quando vedo quelle doti di colpitura che chiaramente uno c'è un po' predisposto e magari ci ha lavorato tanto, per l'amor di Dio, però secondo me non si rende conto del potenziale che ha, capito? E che magari io vorrei avere, capito? Però non si rende conto del potenziale che ha, che può essere un'arma micidiale. Però se poi è un'arma micidiale di cui poi abusi, certo. Tante volte poi li sento tanti di ho perso. Perdere con delle qualità è più grave. A maggior rispetto... ragione, in teoria un colpitore, se conducesse un gioco un po' più oculato, potrebbe costruirsi una colpitura facile, più facile, e un colpitore che colpisce sul facile, in teoria li butta sempre per terra tutti, alla logica. E qui adesso qualche... probabilmente adesso subentrerà, perché c'è adesso poi arriva anche l'altra chiave della partita, che Alessandro sente l'obiettivo vicino. È bastato tirare una rinuncia, guarda che succede, una rinuncia più 20. Vediamo se riesce immediatamente a contrattaccare o se il momento di appannamento va avanti per il Ternano. Spara due volte nel vuoto. E ancora un'occasione adesso per Martuscelli. E un altro strike per Martuscelli. 8-12-12. Partendo da una rinuncia. Sì. È una partita che... Ora sono stato anche abbastanza fortunato poi in tutto il giro, che mi ha sostenuto fin troppo poi il punteggio e la mia teoria. Non è sempre così, chiaramente. Li hai pagati con questi score. Saresti anche in grado di pagarlo una sequenza del genere. Gancio per Martuscelli. Ancora a segno. Adesso vedi poi che fiducia prendi. E poi incomincia a farle anche... Sembra che l'abbiano cambiato Martuscelli. Sì. E noi siamo contenti, e non ce ne voglia Alessandro, però sicuramente ne viene dello spettacolo. Sì, poi è stato anche poco spettacolare per adesso, perché è ancora più spettacolare se la partita poi è tirata e quant'altro. Qui abbiamo avuto praticamente 3-7 in cui non c'è stata gara, 2 per Cibocchi e adesso per Martuscelli. Mi ricordi di disattivare l'audio a Fabian, poi con calma. No, giustamente si dice, Fabian ci ha suggerito, solo il primo set sì, è stato tirato. Poi... ha avuto uno... Sì, infatti ha fatto un'osservazione giusta, non capisco perché tu denigri l'interfono del nostro regista. Ma io la stavo buttando sulla pace. No. Va bene, vuoi la guerra? Anzi, no, l'hai buttata sulla guerra. Certo. Intanto Cibocchi tira fuori una bella conclusione di giro. Questa è una meraviglia. 8 punti per Alessandro Cibocchi. Mezza garuffa per Martuscelli. Sullo stretto. Però una buona presa di palla. Allontana le biglie. Ripropone a Cibocchi un'altra garuffa partendo praticamente dall'angolo. Cibocchi sta sullo stretto, cerca questa difesa trasversale
E qua Martuscelli potrebbe pensare anche di allungare il gioco stando sulla marcatura del pallino da 4, quindi su una presa di palla larga. Infatti aumenta la forza e prende il punto, punto marcio. Poco scarsa sia per marcare Beriddi e sia per arrivare al pallino da 4. Qua si potrebbe aprire un mondo su questa palla qua. Spesso ma traduzione di calcio non ce l'ha, eh? È brutto, eh? Oddio. 45-13. Non è che facendo questo colpo risolvi, anche perché la tua va davanti al pallino, quindi poi perderai il pallino. Non mi è piaciuto, non mi ha entusiasmato in questa scelta. Oddio, se non aveva il calcio non è che c'erano tante altre. Secondo me il calcio ce l'aveva. Ce l'aveva. Anche abbastanza agevolmente. Quindi non mollerà il pallino da 4, giustamente Martuscelli, anche a scapito del giro, che era troppo importante arrivare a 49. 4 il giro l'hai fatto. Sì. Da poco, ma l'hai fatto. Poi ti porti ai 49, che insomma sono un bel punteggino. Striscione a incrociare per Cibocchi ad arrivo pallino, o 7 ad arrivo pallino da 3. Ci arriva meglio, sì, di striscione. Vediamo se ci arriva al ritorno. Ci arriva benissimo al ritorno. Vediamo se c'è l'impatto col pallino. Ci gira intorno. Insomma, questo pallino era messo in una posizione molto staccato dalle sponde. Quindi non. Forse da 7 sul largo, facendo il 4. Ma è. Però era un turn all'8 lo stesso. 4 punti per Martuscelli, che si porta a 53. Adesso sta tenendo anche delle forze abbastanza controllate, creando difficoltà anche in distanza al suo avversario. Ci resti questa candelina? Ma secondo me può tirare anche questo, se a volte fa il super tiro Mosca, se dovesse fare no, credo abbia avuto un altro disturbo, anche l'arbitro sta guardando verso le telecamere. Ho capito cosa stia aspettando Cibocchi, però non è molto contento di questo. No, c'erano dei chiari movimenti davanti a lui. È partita una gran bella seccata. Il brutto se ti disturbano sempre così, Alessandro, quasi quasi conviene. Passato. No, ma ti dicevo, la candela come ultima spiaggia, ti dicevo la candela allo stretto, ad andare dietro al pallino. Però deve stare attento, ma tu scegli, perché se questo è un errore abbastanza grave, perlomeno di svariati centimetri. Tirata un po' con sufficienza questa, che poi dopo se si concede più di una chance a Cibocchi e incomincia a marcarti la prima, un po' di agitazione te la può far venire. Addosso tanta agitazione, Antonio, davvero. Eccoci. Striscio, arrivo pallino, buon per Martuscelli, che lo score di Cibocchi rimane tale. Sempre a 29. Bella questa esecuzione, ha giocato molto bene. Sì, sì, una bella soluzione, assolutamente. Qui deve stare sull'ingresso, spingere la bianca. Bravo. Perfetto. Intendevo la candela a far fare questo disegno qui. Ma secondo me era un po' presto, Gianluca, per un tipo di conclusione in quel modo. Avendo il braccio di Cibocchi, io la tiro quella, perché poteva fare anche 12, capito? Quello sfaccio.
Intanto intercetta di prima, la ricalcia subito dietro, viene fuori un 2 a mo' di 3, un po' curioso, arriva fino a sotto Castello, si salva Cibocchi. Martuscelli, 4 a chiudere e ad affrontare un 2 a mo' di 3. È tutto sommato, guarda. Una presa valida. E qui il problema per Cibocchi, perché lo striscio penso non ce l'abbia, se non allargo con la forza di allungare. Perché sui birilli quella qui può tirare anche dalla lunga il giro rovescio, proprio arrivare verso il pallino, sì. Proprio una soluzione estrema, anche perché non ce l'ha che sì, tanto sì, non sì, ha non niente deve, da perdere sì, sì, non si deve muovere da lì se si sposta. Se fa cambio palla lo fa, se no. Questa era effettivamente impossibile. Sì, di misura, così poi più che altro quello che dicevi tu, ti porta le biglie dallo stesso, la tua dallo stesso lato del pallino. Quindi. E chiude con le ali del Castello Martuscelli, erano più che sufficienti per aggiudicarsi il quarto set, quindi torna tutto in parità 2-2. Pubblicità per lui. This championship is being played with the new Aramith tournament set. Featuring a unique molecular structure, it guarantees razor sharp precision and unsurpassed longevity. Unquestionably the best pool balls in the world, this set is available in a TV and a value pack version, as well as in the new My Aramith Range of Ball and Cue cases. Now you can bring and play with the best ball set everywhere you go. My Aramith, bringing new dimensions to your billiards experience. E intanto i giocatori hanno chiesto una pausa e in pausa audio. Andiamo anche noi.
Championship is being played with the new Aramith tournament set. Featuring a unique molecular structure, it guarantees razor-sharp precision and unsurpassed longevity. Unquestionably the best pool balls in the world, this set is available in a TV and a value pack version, as well as in the new My Aramith Range of Ball and Cue cases. Now you can bring and play with the best ball set everywhere you go. My Aramith, bringing new dimensions to your billiards experience. This championship is being played with the new Aramith tournament set. Featuring a unique molecular structure, it guarantees razor-sharp precision and unsurpassed longevity. Unquestionably the best pool balls in the world, this set is available in a TV and a value pack version, as well as in the new My Aramith Range of Ball and Cue cases. Now you can bring and play with the best ball set everywhere you go. My Aramith, bringing new dimensions to your billiards experience.
2-2 in questa semifinale di campionato della, del campionato italiano dei Master. All'acchito è andato Alessandro Cibocchi, qui inquadrato, un buon acchito direi. E infatti la strada per Martuscelli per quanto riguarda la garuffa è preclusa, potrebbe avere probabilmente uno striscio sullo stretto. Ma secondo me una bella avventura. Ma secondo me ce l'aveva proprio anche sulla, sulla giusta. No, sullo stretto parlo sì, sì, sulla stretta a mezz'area non era sicuramente bella, eh? No. Ma meglio che dalla lunga di là, perché dalla lunga, di là non c'era sfogo, no. Si prende ma con poche porzioni di palla. Vediamo se Cibocchi ha dimenticato l'altro set e ritorna a colpire. Questa palla di ottima fattura e qualità. 4 punti per Cibocchi. Giro adesso per Martuscelli. E vediamo invece se a Martuscelli è tornata la piena fiducia. Una buona conclusione anche per Martuscelli in apertura. Direi di sì. In apertura di questo quinto set. 4 punti anche per lui. Ciò giova sicuramente allo spettacolo. Cibocchi si rifugia in difesa con questa smezzata. E probabilmente sarà una smezzata, un passaggio difensivo anche per Martuscelli. Ben giocato, arriva con la sua biglia all'incirca al primo diamante della sponda corta. Il 10 sarebbe l'ideale, perché sì, anche nella smezzata successiva poi con quel pallino sarebbe stato un problema per Cibocchi. Adesso ha un po' più spazio di manovra per evitarlo quel pallino da 3, ma non lo evita, ma non è una presa di pallino molto brutta, anzi. Dovrà rifugiarsi in difesa. Se ha una quantità un po' più grossa in paso doble, più scarsa, invece andrà a guadagnare l'angolo con la sua. Rimane lungo. Sì, o lunga, sì, o grossa. Sì, più grossa che lungo. Secondo me l'ha presa troppo grossa. Sì, no, era esiste la, era anche la figura ad andare al centro, ma certo. Sì, cioè, però era 9, sì, ma all'italiana. Era la forza, secondo me, della quantità scarsa. Cibocchi ancora sul regolare a guadagnarsi 2 punti sullo spondabiglia. Il spondabiglia li ha sempre giocati bene, eh? Sì, a parte uno che ha preso il rimpallo, ma sì. Infatti poi ha anche bevuto, mi sembra. Quattro, mi sembra. Aveva bevuto qualcosa sul castello. Trasponde di calcio. È bravo Antonio, 5 punti di buona fattura. Attilio Bonatti, I have a dream, finale campionato italiano Master Biondi Nascim Bene, con auricolare ad ogni tiro, di loro commenta in diretta il tiro dell'altro. Sì. Sì. Ciao Atti. Poi mi sveglio tutto sudato. No, ma più che altro che non... Non ce lo fanno fare il commento. Non... No, che è no, che è difficile arrivare in finale. No, ma che poi... non ci fanno fare il commento. Atti, credimi, litigheremo all'acchito. E qui un errore abbastanza vistoso. Secondo me gli ha dato il taglio sbagliato.
gli è partita, mi sembra che gli taglia a sinistra, invece gli è partita a destra. Ma ti sei accorto se lo puntava o se gli è scappato? Andrebbe rivista il replay dall'alto, se ce la manda Fabian lo capiamo. No, lo puntava, ma ha fatto un movimento strano, strano, sì. Ma lo puntava a destra, lo puntava a destra. Garuffa per Cibocchi. Diamo la forza, quella determinante, bravo, bravo, bravo Alessandro. Una questa era delicata, sì. Di Lena è il primo finalista della categoria dei Master. E quindi Marcello ritorna nei nazionali. Era già stato nazionale per diverso tempo, Marcello, il Tarantino. Quindi ha avuto, per quanto Fabian, 4-2? 4-1 su Antonio Cordone. Peccato per Antonio. Antonio l'abbiamo anche trasmesso, grandissimo colpitore, uno che può, può veramente far male all'avversario se non trova il biliardo, come dicevamo, è uno dei giocatori che se riuscisse a rifinirsi un pochino nella, nelle fasi di gioco misto, comunque nella, nella questa sponda, lunga non è. Però se muore sul rosso va sempre bene. Non è male, non è male. Peccato perché poteva riportare nella sua Sicilia una categoria nazionale. Ma sicuramente un ottimo percorso per lui. Tanto toglie il birillo dal tavolo l'arbitro Raffaele Seccia della sezione di Milano. E buon giro di Martuscelli. Comunque adesso vedo, sto cominciando a vedere Martuscelli che ho... che ho a mente. Si vede anche dalle movenze, è più rilassato, se la sta più godendo ora, per quanto ci riesce a godere in chiave di divertimento con partite così importanti. Bella risposta di Cibocchi ancora, sì. Anche se vedo che invece ad Alessandro e questa garuffa e il trasfondo di calcio di prima non parte sì. Diciamo due prese di palle buone, ma la forza, che brutta che ha quella sensazione quando dici voglio tirare forte, tiri e non è partito, viene un nervoso. Ci va di 2 a mo' di 3. Martuscelli molto bene, bravissimo. Guarda, una cosa che ricorderò personalmente in modo positivo di questo campionato italiano, che era tanto che non lo giocavo, tra l'altro l'ultima volta giocai con Martinelli nei nazionali, è il fatto che non avevo tensione, cioè avevo, no, non è vero, avevo quella tensione che diventa concentrazione, cioè mi sono proprio divertito. Ecco, quello lì è una cosa che ricordo, è una bellissima sensazione, cioè lasciare il tavolo che comunque dici non... Sì, mi dispiaceva chiaramente, mi sarebbe piaciuto entrare nel tabellone, eccetera, eccetera. Però senza questo grande rammarico, ho fatto qualche errorino di troppo. Avevo ripreso a colpire discretamente bene, adesso è un periodo che ho giocato anche meno, ma che colpisco proprio per avvalorare la teoria che mi dicevi prima, Nico, ho ripreso a colpire un po' maluccio, non in chiave di rimanenza, ho una colpitura abbastanza controllata, però mi rendo conto che quando ti cade il 2 o quando non ti parte quella steccata lì, sì, ti rifugi nelle tre corse, ma sì. Non ho di questi problemi. Bravo. 4 punti su questa bricolla per Martuscelli. Aveva realizzato al volo prima il pallino da 3 Cibocchi. Punteggio vede
vede sempre avanti, ma di soli 7 punti il Ternano. Invece tu non lo sai, ma tu in colpitura sei migliorato. Ma non me ne accorgo. No, te ne accorgi, perché quando sei tranquillo e giochi in allenamento, stecchi bene. Ti sta fregando la stanchezza, perché anche per te gli anni passano, e quindi anche perché hai 3000 cose da fare nella vita, quindi ci mancherebbe. Però cosa che non, prima la tensione ti gasava, cioè rendevi di più, adesso ti sta un po' fregando. Attenzione, tutto bene in casa Marco Scegli, adesso la tensione un piccolo brivido ti sta un po' fregando, cioè anche perché quando non sei più abituato a vivere certi momenti, però li gestisci tecnicamente peggio. Tecnicamente sei migliorato, secondo me fa parte, diciamo, nell'ambito dei comuni mortali, del processo di miglioramento di un giocatore. Sì, poi è bello riviverle. Diciamo che se giochi è bello viverle quelle sensazioni, sia in prima, sia durante, sia dopo. Sia dopo, certo. E certo. Quando ti una di queste tre fasi ti viene a mancare, patisci molto di più. Infatti mi è venuto a mancare il fatto di soffrire durante. Se no ti arrabbi anche molto meno, diciamo. Anche perché non puoi, diciamo, sperare il carattere l'avevi abbastanza fumino, no? Di competere, sì, ma anche la fase dopo della sconfitta mi durava molto di più, ora mi dura 5 minuti, anche meno. Intanto questa è bella, davvero. Martuscelli questa tira bella. Fuori l'esecuzione forse più frontale più bella della sua giornata, probabilmente. Però ti ha inficiato un po' questa grinta, questa cattiveria agonistica, perché vi posso garantire che anche se ha un caratteraccio Nicola Biondi è una bravissima persona, però un pochettino poi ti manca sul tavolo, fa parte del processo di miglioramento, Nico. Però in colpitura per me sei migliorato, conosci molto anche, di più anche, anche perché fare peggio di come colpivo prima era difficile, pure. Ancora il passaggio per Martuscelli, tirato lo striscio. Questo era uno striscio, Nico? Sì, assolutamente sì. Poi dopo il fatto di vedere tanto biliardo, puoi commentarlo insieme a te che conosci tutte le situazioni di prima, tutti gli scambi, tutte le prese di palle, tutte le steccate, insomma. Non credo di essere l'unico a essere migliorato, perché l'era di Biliar Channel è un complimento sincero, no? Grazie. Non te lo faccio per... Ti ringrazio, socio. Ma guarda che io prima... ti do un po' il bastone e un po' la carota. Sì, sì. Ma io prima vincevo, ho fatto un periodo, come sai, che ho vinto tantissimo, ma secondo me gioco meglio adesso al biliardo. Lo so. Non sei convinto? Gioco molto meglio di prima al biliardo, di questo, e anche questo è sincero, di questo ti do merito. Intanto guarda che risposta di Scibocchi, di 2,5, vediamo se arriva questa, non arriva per un giro. Questa... Gli direi la comunque stessa cosa che generale... dico al mio amico Cavallini, perché io voglio un... benissimo a Cavallini, secondo me questa non serviva così. Dici meglio un cucchiaio, eh? Certo. Non lo faccio battere con la mano sul panno. Questo qua che ha fatto Alessandro, secondo me è un errore grave. Ha voluto tirare una bellezza. E tira fuori una bellezza invece Martuscelli, che realizza 10 punti di terza passata, ha fatto aprire molto dolcemente, alla fine è stata la terza, l'ha passato buona per realizzare il filotto. Comunque in generale il livello di gioco rispetto a 4-5 anni fa, quando non era così presente lo streaming,
migliorato, ma ti vedi cosa fa il tuo avversario, ma che no, ma in tutte le categorie, soprattutto nelle categorie di base. 6-7 anni fa una finale di prima categoria che abbiamo visto, questa era la steccata di prima. Esatto, sì. Bella risposta di Scibocchi che realizza 8 punti 46-48. Deve tirarle fuori queste qualità. Alessandro, ieri prima di andare sul biliardo mi ha detto l'ultimo consiglio, io mi sono girato e gli ho detto non c'è consiglio, che è chiaro cosa gli volessi dire, cosa devi fare, gioca come sai, no? Cioè, che cosa... stamattina l'ho visto prima entrando e gli ho detto adesso hai capito perché non c'era consiglio, non c'è consiglio neanche oggi, gioca come sai, lì poi ti ci porta al cuore. È chiaro che se vai contro la tua natura, non adesso la spregiudicatezza di prima, no. È rimasto corto? È corta, sì. È però affascinante, su queste cose qua è troppo affascinante il biliardo. Ecco perché se si inizia a giocare non si smette. Questo è il tiro decisivo, Gianluca. Sì. Deve allungarla al pallino però, non deve... bravo, bravo. Non deve dargli la forza del pallino perché sennò ci potrebbe rimanere male. Guarda, gli ho detto bravo troppo presto, era corta questa palla. Buon per lui che non lascia il gancio. Quindi andrà in attacco Martuscelli perché non si può esimere di arrivare prima lui in chiusura. Tutto sommato un buon 3 per Martuscelli, una buona rimanenza. Sì, questa aveva senso l'esecuzione. Qui non poteva. Aveva, è molto. Ecco, una cosa, parlavamo della differenza delle biglie che ci chiedete sempre. Secondo me, io un tiro invece che vedo veramente complesso, ho visto veramente complesso queste biglie, sono gli angoli di colpo in testa. Sì. Io sulla, ecco, ti posso dire, sull'angolo di colpo in testa, nelle varie posizioni, ero forte, nel vero senso della parola. Cioè, avevo, mi ero preso i miei riferimenti e con questo non l'ho mai capito. Cioè, quando non te l'aspetti, dici questa palla fa così e non ci va neanche vicino a far così, e tu capisci di aver fatto quasi una roba giusta. Lo potrebbe battere anche Alessandro forte, di colpi in testa. Sì, anche perché... sì, perché di colpi in testa potrebbe anche ingaruffare stretto. Attenzione, vedendo l'errore, secondo me, l'errore di Martuscelli, si è tenuto troppo stretto. Regala 2 punti. E un'altra volta le biglie si posizionano di angolo. Arrivando con l'angolo che descrive di colpo in testa, la palla poteva ingaruffargli il pallone. Ora era. Bisogna prendere proprio uno spicchio del. Chissà, l'ultimo però, spicchio della. Ti ricordi che c'era tanto quel tiro lì, no? Stava più stretta la palla in garuffa. Chissà che con le palle nuove, con questi panni, non ritorni quel tiro lì. Sai, rimbalzano di meno, quindi come rimbalzando di meno, ingaruffano anche di più, no? Set point. Io quando ho una chiusura di angolo mi viene il magone. Io non lo so se l'avrei tirato questo. È anche vero che può tirare un pallino che può mettere a 57. Un pallino da 4. Io non sono sicuro. L'avrei tirato, anche perché è un tiro che fa piuttosto, è piuttosto brutto in chiusura. Qui nei sogni c'è la chiusura, traversino, no, l'angolo, esce l'angolo e pallino da 3. L'angolo anche, sì, l'angolo arriva da una diagonale di giro lì, lo disegno. Dovrebbe, oddio, sì, ce l'ha. Questa è la traiettoria dell'angolo. Perché allora, se fosse un filo, stato un no, diamante aspetta, più avanti, aspetta, la prima è un filo più chiuso. È così. Se fosse stato non mano sul panno, ma mano sul legno, ma mano sul panno, avrei tirato il traversino. Ma dallo Strator, Fabian. Era buona anche questa, sì, risoluzione, sì, perché sì, sei sì, sicuro di allontanare le biglie. Sì. L'ha sbagliato sullo stretto, quindi l'ha presa troppo grossa.
Sì, forse era più bella questa come soluzione, bravo Alessandro, che ti dava un po' più tolleranza sull'errore. E qui rimane corto. Questa è grave. Ho visto sempre approcciarsi a queste caruffe in maniera abbastanza rapida Martuscelli, e non è la prima volta che fa questo tipo di errore. Ecco, non so se è di questa partita, probabilmente è uno dei tiri di attacco che ha poco Martuscelli, cioè la gioca come tiro essenzialmente di rimessa, no? Che si tira. Fammela rivedere dalla diagonale, voglio vedere se la vede proprio tutta. Il problema del giro è che se lo gioca male può andare sotto di scondebiglia, se, però si può spostare un pochino. Se riesce a spostare, capolavoro di Scibocchi, che meraviglia, bravo. Ha tenuto il centro con la sua, bravissimo. E aveva buono che aveva questa possibilità di spostarsi, perché se avesse dovuto prendere palla piena diventa un rischio con quel pallino lì. Comunque il rischio è anche di spostarsi troppo. Attenzione, la prende di due anziché di prima. Questa è sfortuna. Questa traversino, è sfortuna. Sì, assolutamente sì. Questa è vera sfortuna. Traversino per Scibocchi, a cui mancano 7 punti. Qui socio, passate dispari. Ma non lo so se la chiudi meglio tirando più forte, Sì, no, tenerla, no, rischi di spaccarla. Tenerla regolare. Secondo me la deve tenere di 3. Anche un po' più bassa di 3. Bravo. E qui non chiude per... Ci stava di non chiudere. L'angolo, lo sai, col traversino lì si... A meno che il biliardo non rientra molto, però gli ha dato una bella forza. Perfetto. Più da tiri forti e più ti si squarcia su questo tipo di biliardo sicuramente. Ultima spiaggia per Martuscelli, attenzione, che attenzione, brivido sulla schiena di Scibocchi. 57-59, stai a vedere che già di mattina. Comunque prima Fabian ci ha sbagliato a dire il tempo della partita, erano 12 e 7, sì. che fa 18, in provincia di Brescia 28. Ola, 12 e 7 che fa 18, socio. Più 1, come la più 1, diciamo più 18 più 1. Oh, ma l'ho detta davvero? Sì. Intanto vediamo se riesce a fare il birillo Scibocchi, secondo me ha tremato, fammela vedere dall'alto perché secondo me l'ha toccato questo birillo, la gialla. Perdiamoci parallelamente, sì, nel tuo box e la bricolla. Se non ha tremato ci è passato vicino. Come è passato vicino al birillo anche Martuscelli. Sì, ma avrebbe fatto 59, perché 57 più 2 fa 59. E qui socio, andresti al volo o andresti di Garuffo? No, te lo volevo chiedere prima io. No, comunque di Garuffo. Al volo tu mi dici dov'è che perdi? No, dov'è che perdi? Tu stia per il tu scelga o pallino di 3 o pallino da 4 al volo. No, non necessariamente. Non c'è vuoto tranne l'angolo. C'è vuoto. Che passi stretto dal pallino e stato dal castello. Se la prendi di sfaccio grossa non fai né pallino da 4 né pallino da 3. No, vabbè, ma sto dal largo. E chiude Scibocchi. E lo prende questo birillo che gli mancava Scibocchi. Sospiro di sollievo per il Ternano. Avete visto l'espirazione di Scibocchi dopo la conclusione di questo tiro. Pubblicità per noi, 3-2 Scibocchi.
più veloci della pubblicità i giocatori. Cibocchio concede tre, Martuscelli concede tre punti a Cibocchio. Però ti dirò che tre così. Ora da lì si deve togliere Cibocchi, perché sennò perderebbe anche 11 forse. Sì. Questa non la tira. La tira. No, se la tira scende lo picchio. Ah. Ah. Ha guardato se aveva l'americano. Fatto finta. Chito tira lo striscione. No, gancio. Come se, se fossimo 0-0. Gli ha dato uno di vantaggio. Uno di vantaggio. Duomo di tre per Cibocchi. Ma dove va di mezzo colpo? Alla belluta. Sì. Se lo sai giocare gli dai un angolo che è tanto migliore. Graffia la palla esternamente Cibocchi. Martuscelli. Sai una modifica che nei sogni, così per parlare, mi piacerebbe nel regolamento? Rifare l'acchito come si faceva tanti anni fa. Una volta quando si acchitava, non si acchitava così. Si tirava prima la biglia e poi il pallino. Tu mettevi la biglia verso la buca, tiravi. Se ti piaceva, dov'era? No, non lo so. L'acchito all'antica si giocava, non era così la posizione di acchito. Tiravi a biglie libere, c'era solo il castello nel tavolo. Battevi la tua biglia, intanto Cibocchi, vediamo se riesci a ottenere questa steola. Se, e c'erano le buche, quindi tiravi a mettere la palla vicino alla buca. Ma da dove partivi? Ti mettevi dalla parte di campo dove tiri adesso l'acchito, basta che non passavi la mezzeria con la tua. E tiravi la tua biglia verso? Verso la buca. Verso la buca, di sinistra o di destra? O di destra, scelta. Se ti piaceva come l'avevi messa, il pallino lo buttavi dall'altra parte, poi acchitavi il pallino. Sempre dalla parte dove acchitavi la prima. Esattamente. E se no gli mettevi il pallino davanti. Quella lì. E quell'altro c'aveva biglia libera? E quell'altro poi tirava lui. Con la biglia libera? Sì. Era un modo di dire che il pallino è schema, no? Nella partenza col pallino all'acchito. Tante volte succede palla in mano, no? E lui non tira, giustamente, non tiri, no? E concedi un tiro che l'avversario ha il pallino davanti, quindi potresti non trarre vantaggio dal bell'acchito, tra virgolette. L'alternativa potrebbe essere fare valere il fallo di biglia e lì sarei straordinariamente d'accordo. Punti. Sì, di più, perché adesso con il riferimento dei diamanti, no? Lasciare palla è grave, no? Cioè che invogli un po' quel gioco che dicevi prima, cioè a cercare la messaccia dura, no? Che ti potrebbe portare i 5-6 punti di fallo, 4, quello che sia. Sono proprio 4 i punti realizzati da Martuscelli su questa garuffa dopo aver impattato il pallino. Buon per lui che il pallino lo difende in schema dal traversino. Qui Cibocchi sta studiando una specie di combination. Almeno sembra che sia questa la... Tu che combination ci vedi?
di Accosto. Allora siamo d'accordo. Io di in velocità non vedevo niente. Io ci andavo di Accosto. Anche perché poi Fasteo la cinese sul traverso del biliardo, l'avversario si tira male. Anche quindi pensare di farlo di porzione, a tanto non lo paghi il calcio, metterti dietro al pallino. No, sai, se ci entri dietro, anziché tirare forte così, sì, fai blocco. Arrivarci piano di candela. Difesa per Martuscelli. Abbiamo la forza, sembra buona. Mi sembra ottima la forza, bravo. Tra l'altro va quasi nella zona neutra. Forse ancora al margine per arrivarci di bricolla. Sì, cioè, dovrebbe avere la battuta intorno. Oddio. Oddio, secondo me la doveva un po' guadagnare. O doveva passare molto più vicino al birillo. Cioè ci è passato lontano dal birillo. Sì, è passato in pieno su quello di Goriziana, anche un po' più in là, quindi. Bricolla anche per Martuscelli. Una discreta apertura per lui. Anche più che discreta, va. Ora, non vorrei fosse rimasto leggermente lungo, eh. Che il fatto che ci pensi ci vuole. Oddio, bocchi, guarda che dallo strato. Però è un angolo traditore questo, eh. Sì, è un angolo che la prendi grossa nella maggior parte dei casi. Ora, a questo pallino che gli dà un bel vantaggio, sì, che può anche scarseggiare. Questa. Questa fa male. Perché qui chiaramente se fai il primo periodo non fai più il pallino, però se fai subito filotto potresti anche arrivare a pallino da qua. Il nuovo te la dà un po' meno, il battuto ti aiuta un po' di più. Il battuto te la dà gratis. Gratis, sì, perché si lega di meno la palla. Tanto Martuscelli realizza 10 punti, non riesce a fare lunga in sequenza con la sua. Quindi gioco forza la alza, però realizza 10 punti e la notizia migliore per Martuscelli è che rimane a contatto con Cibocchi, che aveva guadagnato 13 punti di vantaggio. Qua ci sarebbe un tiro che tra l'altro gioca anche molto bene. Il girone a richiamare la tua al 30, cioè a non metterla sulla linea di rimpallo. Cioè quasi non è tanto da scarseggiare. Alternativa alla difesa, può giocare anche il passaggio a pallino 3, che invece lì è bello. Ma ci arriva? Sì, ci arriva, sì, di lunga. Addirittura potresti, ecco qui c'è il barbatrucco, che potresti mettertici davanti se la prendi un po' più scarsa. Sì, nei sogni, ma dici a girare con l'effetto, a no, strusciare no, lunga o a girare proprio? Con girare la tua? Ma di calcio, guarda, che è una delle soluzioni perché c'è molto margine. Che bella, sì. Che bella Alessandro, che bella. Si è creato un bell'angolo. E in difetto della mancata steola parifichi. Wow, bella palla, bravo. Qui. Ora non l'avevo pronosticata perché la cosa difficile di questo tiro è che non era molto vicina a sponda. Quindi se fosse stata più vicina a sponda chiaramente era molto più semplice e potevi prendere una quantità più grossa e allungare meglio l'avversaria al pallino da 3. Però anche in difetto di non entrata, anzi anche in eccesso di entrata, quindi la cosa che c'era da non fare era di entrare poco, cioè, perché alla fine ti dava una buona compensazione sull'ingresso. Lì poteva essere scelta attacco difesa 19, lì poteva essere una scelta davvero. Striscione per Cibocchi. E se diventa un 7 è meglio. Qui, però quando li fai subito
senza aspettare forse è meglio. Sì. No, meglio come difesa, perché il 7 certo potresti finire, appoggi meglio la tua alla lunga e poi lì poteva finire. Sì, ma era già puntato da striscione, si doveva muovere per il 7 qua, determinante questa. Comunque di 7 sul biliardo nuovo è difficile. Perché devi partire proprio dall'angolo con la tua. Sì. Intanto Filotta incrociare, non riesce a incrociare. Dice a tenere. Sì, è vero, perché l'ha trattenuta. Sì, è vero. Non l'ha giocato di porzione. Perché ne aveva, se ti ricordi, adesso non ricordo in che set, ne aveva giocato uno. Poi quando era ritornato a lampadine accese, l'aveva giocato benissimo. Quindi probabilmente è un tiro che ha nelle sue corde. Tra l'altro la rimanenza non è molto bella per Martuscelli, no. Che le biglie si sono fermate proprio con un giro arrivo pallino. Lì ci può finire proprio. Come dietro. Meglio non si potrebbe sperare. 8 punti, gli sfila davanti al pallino. Si ci dietro, dietro forse Nico ci andava sui larghi, neanche sul rosso. Comunque però Cibocchi ha giocato principalmente la buona, come sì, giusto che sia, perché se perdeva l'obiettivo diventava complicato. E lascia dei punti sul tavolo Martuscelli, ma quel che è peggio è che forse lascia l'opportunità adesso a Cibocchi, perché questa biglia mi sembra correre eccessivamente. Questa può essere anche la biglia del match. ...35-26... per Alessandro Cibocchi. Qui deve cercare la migliore impostazione, perché è un po' scomodino. È un po' scomodo, però deve cercare di mettersi più comodo possibile per aumentare le chance di realizzare il filotto, che potrebbe essere fondamentale, e lui lo sa, l'ha percepito. Aiuto. Adesso ci sta che ti porta un po' più rigido. A quest'ora ci sta che ti porta un po' più rigido. Vediamo se Martuscelli, questa non è semplice, mi sembra molto vicina a sponda a vederla dal monitor, se è staccata è un po' più agibile. C'è un errore del punteggio, c'è un 7 in layout che non riesco a capire. No, 70. No, 70, c'è qualcosa che stravince Martuscelli. Ma due sono stati assegnati a Cibocchi? Meno 74. 4 a Martuscelli e 2 no, punti a secondo me tutto a posto. Perfetto, tutto a posto. ...37-30... 3-2 Cibocchi. Buona la divisione di Cibocchi. Buona, dice lunga? L'avevo vista meglio. No, soprattutto lunga da quella parte con quel pallino lì. Qui ne deve giocare una. Se pensa di giocarle tutte e due si rischia. Qui deve concentrarsi sulla porzione di giro e dare la forza del pallino. Deciso di giocare a ingaruffare Antonio. Bricolla per Cibocchi. In apertura Cibocchi. Non male. Tutt'altro, perché la mette in una zona di limbo dove di misura Martuscelli, questa è stretta. E adesso Martuscelli, opportunità meravigliosa per Cibocchi.
Martuscelli di non si è mai preso i tempi giusti nei tiri decisivi. Mi dispiace, la citazione fa brutti scherzi, ma sia quel tiro di prima e soprattutto questo non puoi andare a tirare in 5 secondi. Vediamo se Cibocchi rimane calmo. Direi di sì. Vediamo dove finisce questa gialla. Una buona esecuzione, riceve anche complimenti dall'avversario con la stecca battuta in terra. Falco Cataldo, biliardo 1, secondo appello, Falco Cataldo. È un'altra buona opportunità fallita da Martuscelli, poteva essere un tiro di rientro e addirittura rimane lungo. Troppo poco il tempo di pensiero per Martuscelli, che adesso è effettivamente molto molto agitato e forse non vede l'ora di finire. Striscione? Non riesco a vedere la diagonale. Sette sponde, qua la sporziona Alessandro. Abbiamo la forza, qua e questa era messa bene per il 7 sponde, perché era impostata già da 7 sponde. Infatti, appena non l'ha presa piena, angolo, questa grande possibilità di rientro per Martuscelli e la fallisce. Questo è quello che potrebbe addirittura decretare la fine di questo match, perché se Alessandro lo trova di prima sbirillando, l'arrivo naturale, proprio il pallino da tre di scambio, dribbla la mosca, Dio, non è parte stretto, però no, non riesce ancora a scambiarlo, se non la tiene dalla grossa, mi sembra. Non sono dalla grossa, ti dico, lo conosco, la gioca benissimo. Dalla grossa hai la sicurezza di contenere, hai un po' meno la sicurezza di marcare. Dalla scarsa hai più la possibilità di rimpallare in terza, nasci da un angolo molto stretto con le biglie. Aveva la possibilità di chiudere, perché ci poteva essere lo scambio. Ma tu scegli di Garuffo, una bella uscita. Questa bella, bravo. Con le mani, scava questo ingresso con le mani. 6 punti, 52-30. Alessandro Cibocchi ha 8 punti dalla categoria dei nazionali. Vediamo se Antonio Martuscelli riesce ancora a rendergli dura la cosa. Potrebbe andare a fare compagnia facendo un'opera bellissima per l'Umbria, che in un anno acquisirebbe due nazionali, uno l'ha già acquisito, Andrea Ricciolini, il Riccio, e l'altro potrebbe venire fuori da questa partita. Girone per Cibocchi. Per adesso che credo che questo sia il tiro più importante della sua carriera biliardistica. Sì. D'arco. Vediamo quanto corre la biglia gialla. Ma più sì, corre meglio è per Cibocchi, non lasciando il traversino di calcio. Scappar via di pelo, che fa un affare in zona pallino. Sì, però se la difende ce lo mette il pallino.
Oddio, se non lascia, se non gli ha lasciato niente di convenzionale, lo manda, se non la vede lo manda di volo. Ma di volo è fattibile il pallino da 4. Sto guardando se ha il pallino da 3. Lo sai, a quest'ora falla lì al volo. È grande come un nocciolino. Adesso c'è da vedere come sei andato a vedere se l'ha raddrizzata lui. Sono andato a vedere quanto ne vede per il pallino da 3. Tira la drizzata, Per un niente non chiude, mamma mia. Qui gli era partita una roba, questa meritava, Gli era partita una roba da mille e una notte. Io potrei anche non prenderla. Questa meritava per la steccata in questo momento, tirar fuori una roba del genere. È nelle sue corde, è una steccata che ha bella. Si deve levare dal pallino. Attenzione! Attenzione, Cibocchi chiude e vince, si aggiudica la finale e accede alla categoria dei nazionali, un obiettivo che gli era scappato, e la ripresa all'ultimo tuffo andrà a fare compagnia in finalissima a Marcello Di Lena. E adesso Nicola vai a prendere due battute a questi giocatori, voi vedete, godetevi gli highlights di questo incontro. Ecco Nicola in postazione con lo sconfitto di questo incontro contro Antonio, con Antonio Martuscelli. A te Nicola. Eccomi qua sul campo di gara con lo sconfitto Martuscelli. Martuscelli, ti abbiamo visto tanto agitato, forse ha vinto più l'emozione questa mattina. Innanzitutto voglio fare i complimenti al mio avversario che ha meritato sicuramente, e purtroppo sul televisivo non è la prima volta, non riesco a esprimere il mio gioco, ci dovrò lavorare sopra sicuramente, perché così sono penalizzato troppo quando mi capita. Sicuramente ora abbiamo visto anche, avevi vinto la prima partita con un piccolo errore di Cibocchi, poi eri stato bravo a chiudere tu il primo set, poi ci sono stati due set dove forse qualche colpitura di troppo non è andata a buon fine, ha aperto troppo il gioco, e giocando con un colpitore come Cibocchi gli hai dato strada libera. Sicuramente, non partendo le steccate pulite si sbagliano le forze, gli effetti... chiaramente si paga a gioco. Voglio approfittare, l'unica cosa, per ringraziare mia moglie che mi ha seguito durante tutto il percorso, che comunque è stato bello. E niente,
Comunque un terzo posto sicuramente da ricordare per te, credo sia la prima grolla, quindi la prima grolla non si scorda mai e all'inizio sicuramente di una bella carriera. Ti sei fatto notare in tutta la stagione, quindi davvero l'augurio di fare ancora meglio nella prossima. Certo, speriamo che sia la prima e sicuramente non l'ultima e puntiamo sempre a fare meglio di anno in anno. E quindi complimenti, anche il pubblico sicuramente ti attribuisce un applauso meritato, grazie. Prendiamo anche due parole da Cibocchi. Il pubblico l'applauso te lo dedica prima. Sei tanto emozionato per questa finale che vuol dire passaggio di categoria, è un sogno che praticamente hai raggiunto partendo dalle categorie di base, piano piano sei arrivato nell'Olimpo dei Grandi, dai. C'ho un magone come la prima partita nei professionisti a calcio, forse peggio. Ancora forse non realizzo. Però quello che c'ho dentro è un cammino lungo fatto di tanti sacrifici e alla fine un po' pagano, quindi sono stracontento di sputare questa finale, perché penso che papà, non lo so quello che gli succede adesso, 82 anni che stava guardando, però è un'emozione immensa, è stata una partita durissima mentalmente, non ho mai giocato così teso in vita mia, è stata un'emozione bellissima. Tra l'altro hai fallito la prima chance su quel girone, sicuramente noi abbiamo pronosticato che quello era il tiro più importante della tua carriera, averlo sbagliato però diciamo magari l'avversario era abbastanza attardato, cosa hai pensato appena hai sbagliato quel girone che è uno dei tuoi tiri che giochi nel modo migliore, però quanto pesava la stecca in quel momento? Onestamente penso che poteva fare 20 kg. È una palla che normalmente mi metto giù, poi si sbaglia, per carità, però c'avevo veramente un mattone sul braccio, sul cuore, e pensavo già altre cose, e quello è un male, però una stellina fortunata mi ha aiutato oggi, perché ci ho avuto quelle sfumature a favore che si leggono durante la partita e le ringrazio. Quindi allora noi ti facciamo l'in bocca al lupo, perché alla fine hai conquistato il titolo, hai conquistato il passaggio nelle nazionali, ma c'è sempre un titolo in palio, ci sarà alle ore 16, quindi vatti a riposare in bocca al lupo davvero per questa tua prima finale. Viva il lupo e grazie mille. E do la linea a te Gianluca per la chiusura. E allora eccoci qua, avendo decretato un nuovo nazionale. E io sinceramente faccio davvero i complimenti al biliardo umbro, tanto cresciuto in questi anni, e che ha in un anno solo davvero ha messo nel suo compendio dei giocatori ben due giocatori della categoria nazionale, Alessandro Cibocchi ed Andrea Ricciolini, a cui vanno sicuramente i miei complimenti. Noi per quanto riguarda le dirette ora sospendiamo, passiamo la linea alla RAI per la semifinale e ci rivediamo in diretta alle ore 16 e poi quasi senza soluzione di continuità alle ore 20 invece per la finale della categoria dei nazionali. Un buon pomeriggio a tutti e un arrivederci su Billiard Channel, sul canale del biliardo.